buongiorno a tutti, belli e brutti. La città dell'anno si fa santo, troppo. Ah, c'è il faretto pure acceso. Oggi è il 17 marzo. Finalmente si festeggia questa caspita di unità d'Italia, eh? Era anche ora. Un bel pensiero a tutti quanti, a tutti quelli che ci hanno vissuto, ci hanno sofferto, ci hanno ammazzato, si sono pure ammazzati per questa nazione. E anche un po' per quei disgraziati che ci vogliono mettere la bandiera sul cesso. Io a differenza loro l'ho messa da un'altra parte. Non so se si vede perché è un po' complessa la faccenda. Spostiamoci per meglio. Che qua. Guarda, guarda. Di là si vede. Bella sventolante. Giusto per, anche per dare un po' di testimonianza. Bellissimo questo vento che si è alzato un po'. Si è alzato un po', stamattina c'era un po' di meno. Per fortuna il Signore ci ha ringraziato di questa magnifica giornata, che è bella calda. Bella calda e soprattutto soleggiata, che si vede il sole, che si vede però, no? Io poi però volevo dirvi anche un'altra cosa, volevo farvi vedere. Sapete, l'altra volta vi ho fatto vedere il panorama fenomenale che c'era dalla villa mia. Oggi vi faccio vedere una cosa di altrettanto fenomenale, forse. Per qualcuno, per qualcun altro no, qualcun altro ha una mega cavolata, esagerati e tutta roba del genere. Guardate che bandierone enorme l'ho messa a casa mia. Sono due piani di bandiera della Marina, e probabilmente questa qui, chissà dove, cioè sarà tipo bandiera che appendono in qualche caserma, roba del genere. Dimensione enorme, considerate la lunghezza sono 6 metri. 2,70 ogni piano è significativamente grande, secondo me. È bella anche a vedersi. Vabbè, basta. Viva noi, viva l'Italia, viva gli italiani, viva tutti quanti. Grazie Signore di farci nascere e di vivere come questa splendida nazione.